Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, con questa puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi parleremo di Lotus Smart Suite contro Microsoft Office. Due gigantesche suite per ufficio e per la produttività personale che ebbero a combattersi tra il 1992 sino al 2014. Più conosciuta è certamente Office di Microsoft, che nacque nel lontanissimo 1988. La prima versione di Office era composta da tre programmi: Word, nel laboratorio di testo, Excel, il foglio elettronico, PowerPoint, il creatore di presentazione. Non tutte le versioni di Office, infatti, contenevano Access, il potente database con motore SQL. Con il tempo si sono aggiunti al pacchetto Office, composto di un laboratorio di testi, un foglio elettronico, un database, un creatore di presentazioni, vari altri programmi di vario genere: posta elettronica, Skype, impaginatore di testi, generatore di loghi a grafica vettoriale, messaggistica istantanea. Ora, il core centrale di un pacchetto software per la produttività personale per l'ufficio è certamente l'elaboratore di testi, il foglio elettronico, il database e il creatore di presentazioni. La suite, Lotus Smart Suite, fu creata da IBM per OS2 a partire dall'antico e molto noto foglio elettronico Lotus 1, 2 e 3, che assieme a Multiplan e poi Excel, nei primi anni in cui i computer erano ad 8 bit, furono i primi fogli elettronici a diffondersi per i computer. IBM voleva dotare OS2 di un pacchetto software completo senza dipendere dalla Microsoft, quindi riprese il marchio del foglio di calcolo Lotus 1, 2 e 3, che era veramente fantastico tanto quanto Excel. Vi aggiunse il modulo Word Pro, l'elaboratore di testi, ottimo tanto quanto Word di Microsoft. Poi vi aggiunse il modulo Database Approach, che era facile e intuitivo da usarsi. Quindi vi aggiunse anche il modulo Freelance, un creatore di presentazioni, ed infine il pratico organizer, una sorta di agenda virtuale. A tutto fu dato il nome Lotus Smart Suite. Nelle versioni iniziali 2.1, poi 3.1, 4.0, che erano per Windows 3.1. Mentre la versione Lotus Smart Suite 4.5 e Millennium Edition erano per Windows 95 e Windows 98. Mentre la versione Lotus Smart Suite 9.8 era per XP. Queste furono le versioni che girarono anche sul sistema operativo di Windows. Ora, Lotus Smart Suite ebbe sempre un numero di installati minore rispetto al più conosciuto Office, ma qualitativamente Lotus Smart Suite non fu mai da meno, in quanto il foglio elettronico Lotus 1, 2, 3, quanto Word Pro e Freelance erano potenti software intuitivi, ricchi di opzioni e funzioni, de facto un trio software che era indistinguibile come funzionalità e facilità d'uso dalle analoghe soluzioni Microsoft. Il modulo Database Approach era il modulo software meno potente, era inferiore ad Access rispetto alle più ricche possibilità. Però Approach era più intuitivo di Access, anche se le funzionalità nell'uso di Approach risultavano poi un po' meno potenti rispetto alle opzioni del facile e intuitivo FileMaker per Macintosh. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.